Bentornati a Sessa Gezza TV, buonasera ciao, Beppe ciao Marconi. Fabio, come va? Tutto bene? Tutto bene. Rimasto soddisfatto? Di che cosa? Del weekend domenicale? Ah, che è successo? Ah, non ci sono niente. Non è successo niente. È successo il terremoto politico in Italia. Il terremoto politico? Non ti ha proprio sfiorato. No. Comunque, sai cosa c'è da dire? Che ognuno la X l'ha messa. Esatto, se c'è andato. Se c'è andato, se no non l'ha messa e comunque sì, era prevedibile questo terremoto. Sicuramente sì. Diciamo sì, ormai era nell'aria. Comunque per la prima volta la provincia di Arezzo non avrà un candidato in rappresentanza del territorio in Parlamento del centro-sinistra, in particolare del Partito Democratico. Alla Camera. Perché la Maria Elena Boschi aretina comunque è stata eletta a Bolzano. Quindi di fatto, e poi non è un candidato, che candidato è del territorio. L'ha mai vista? Sì, è vero. E quindi andare a Bolzano e quindi qui non ci sono rappresentanti, però ce ne sono del... Devi imparare il tedesco anche. ci sono del centro-destra perché... Abbastanza. Ce ne sono di, insomma, storicamente c'erano mai stati. Mai stati? Tre più 5 Stelle confermata. Quindi comunque quattro deputati, o senatori, insomma. Sì, 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 va bene. Vabbè, comunque, non era per questo, era per fare il preambolo elettorale, ma qualcosa era successo. Qualcosa era successo. Qui, siccome è piovuto, vedete che c'è il lago, qui siamo verso qui l'entrata della Obi, ma discarica accanto. Guarda cosa c'è lì per terra. In mezzo alla discarica, guarda cosa c'è. C'è questo... Questa colonnetta sicuramente. Sì, collegati, sono dei cavi della corrente che vanno giù nei sotterranei. Ma di che cosa sono? Dei lampioni? Che cosa sono questi? Penso proprio di sì. Però non è un po' pericoloso lasciarli così scoperti? Sì. C'è l'acqua vicino. Sì, sì, sono proprio. È sicuramente un po' pericolosa. Questo è sicuramente dei lampioni. Non so se c'è anche la fotocellula dentro per l'accensione dei lampioni stessi, non lo so. Però lì sicuramente c'è la corrente. Quindi insomma è un po'... È un po' a rischio. Anche perché tu pensi che siano dei lampioni? Penso proprio sì, dovrebbe essere una colonnetta di lampioni. Almeno sarebbe aperta, verificato. Beh, però sai, aperta no, da chi di dovere, non c'è altro qui, quindi sono soltanto questi lampioni. Con le mani non c'è, no, andrei, no, penso non è igienico, è sicuramente quello, dai. Come vedi le piogge eccetera e poi i soliti c'è una discarica, c'è l'aperta anche qui, siamo in un punto di accesso a questo ipermercato. Ci passano centinaia e centinaia di persone giornalmente, vedi che condizioni è qui lateralmente. E quindi insomma ci auguriamo intanto. La strada poi vicinale, che anche questa è molto trafficata. Sì, perché poi è una scorciatoia questa. Sì, questa è una scorciatoia, ti porta via Marco Peregno senza dover fare il raccordo, senza fare l'incrocio di via Fiorentina. Anche sì. Beh, ecco, può venire, venga, venga. Ci dice un po' com'è la situazione. Ci dica. È pieno di siringhe, poi c'è la gente, ci fa anche i suoi bisogni proprio in mezzo alla strada. Se andate un po' più là lo potete vedere, cioè è una cosa inagibile. Poi basta che si tenga una cosa, ci spaccano tutto, ci rubano dentro qui. C'ha il terreno qui? Sì, c'ho il terreno qua. Quindi vedi tutti i giorni queste... Sì, cioè piano... Più che altro non si vedono, è quello il problema. Il giorno dopo li vedi. Il giorno dopo. Vedi i danni il giorno dopo, però anche qui se va un po' più avanti vede gli escrementi, cioè delle persone, siringhe, le cose, non è... Se uno ci può portare anche figli o chi c'ha nipoti non è un degrado... E se già... No. Allora adesso ci torniamo nella prossima puntata. Va bene, c'è la sbarra chiusa, possiamo passare sotto. Possiamo passare lo stesso anche se è chiusa. Se chiusa sarebbe meglio di no, comunque basta saperlo, okay, qualcuno di noi non c'è nessun problema. Okay. Ci vediamo domani. Ciao.